a tutti, io sono Ilenia e bentrovati in questo nuovissimo video. Con un po' di ritardo, oggi arriva la recensione di 10 giorni in manicomio di Nellie Bly, pseudonimo di Elizabeth Jane Cochran, nata nel 1864 e morta di polmonite nel 1922. Famosissima giornalista investigativa statunitense e creatrice del giornalismo sotto copertura. Fu sposata per un periodo di tempo con un ragazzo molto più giovane di lei, nato nel 1895 e morto nel 1904. Famosa, oltre che per questo libro, per 10 giorni in manicomio, pubblicato nel 1887, anche per Il giro del mondo in 72 giorni, pubblicato nel 1890. Cercando di emulare e di migliorare il giro del mondo in 80 giorni, e c'è ben riuscita, voglio dire. Allora, di cosa parla questo libro? Allora, è un pezzo della sua vita, quindi è autobiografico. Nelly deve intrufolarsi in un manicomio che già aveva una pessima reputazione, per verificare, diciamo, le condizioni delle malattie di menti che appunto erano in quel manicomio femminile, appunto, e appunto sotto richiesta del suo capo, del capo del giornale per cui lavorava. Oltre che descrivere le condizioni molto pessime di questo manicomio, di queste povere donne che venivano praticamente maltrattate, è un libro di coraggio, di determinazione, di grande forza di volontà anche, ammettiamolo, perché lei era perfettamente sana, quindi capiva perfettamente quello che stava succedendo e comunque doveva stare alle condizioni del manicomio, perché altrimenti avrebbero scoperto che lei non era pazza e quindi l'avrebbero cacciata prima che finisse il suo lavoro. Fa vedere una realtà molto crudele, che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento purtroppo c'era, soprattutto fine Ottocento, perché questo libro è stato pubblicato nel 1887. Con uno stile accurato, delicato, ma comunque che suscita sensazioni deliranti, e siamo lì a leggere del tipo cosa sto leggendo in senso positivo, perché davvero delle condizioni atroci, molto molto crudeli. È una storia molto intensa, molto molto potente anche, è una denuncia appunto delle realtà da parte di Nellie Bly, perché poi ha fatto molto scalpore sul giornale. Lei ha pubblicato, lo dice proprio nell'introduzione, inizialmente diversi articoli, un po' quella volta raccontava la crudeltà che c'era in quel manicomio. Fortunatamente poi questa sua denuncia è andata a buon fine, perché poi non ricordo quanto ammonta, diciamo, la somma, però comunque hanno cacciato un po' di soldi, insomma, e lo Stato, credo, adesso non ricordo, non mi chiedete queste cose. Comunque poi hanno preso in seria considerazione le malattie di mente, i manicomi femminili, per poterne migliorare le condizioni. È piccolo, è veloce da leggere, comunque con tantissimi soprusi e tantissime cattiverie. Infatti ha scarse 120-114 pagine, chiaro comunque, diretto, molto molto forte, che però segna anche la svolta, perché Nellie Bly non solo ha fatto la svolta lei come giornalista, era una giornalista rivoluzionaria, perché oltre a essere rinchiusa 10 giorni in manicomio, da perfettamente sana, come dicevo all'inizio, lei ha fatto anche per esempio il giro del mondo in 72 giorni, tantissime diverse cose che io adesso neanche ricordo più, ma veramente molte. Quindi ha segnato la svolta del giornalismo in generale, appunto anche creando un nuovo tipo di giornalismo. Lei appunto era la prima che andava sotto copertura, un giornalista che si fingeva non giornalista, si finta che passa, voglio dire. Era anche molto semplice, tra l'altro, fingersi passa a fine 800, bastava veramente molto poco. C'è infatti una ragazza che è rinchiusa lì in manicomio con lei, che era fermamente convinta di non essere pazza, non so, l'avevano definita pazza per veramente una sciocchezza, e quindi segna la svolta, e lei è riuscita anche appunto a avere una somma di denaro
per migliorare le condizioni del manicomio, di quelle povere donne che già avevano problemi mentali, perché una pazza, poverina, cioè anche brutto da dire una che è pazza, avevano problemi mentali, quelle poverine neanche si potevano ribellare, neanche potevano raccontare, e se lo facevano, considerate pazze, non venivano credute. Quindi veramente un libro che colpisce il cuore, che comunque va letto, e anche adatto magari come prima lettura del genere, di questo genere. Poi sicuramente ci saranno libri un po' più nello specifico, che magari fanno vedere cose ben peggiori di queste, comunque le stesse cose scritte in maniera diversa. Comunque questo video è finito qui, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti una breve recensione o lunga, come volete, e il vostro pensiero con o senza spoiler. In questo caso segnate lo spoiler, così ne possiamo anche discutere insieme. E se non ancora siete iscritti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!